Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dal Lokomotiv Stadion di Mosca. Buonasera da Francesco Repece, pronto a raccontarvi questa che è la partita che potrebbe dare alla Juventus l'accesso agli ottavi di finale della Champions League con due giornate d'anticipo rispetto alla chiusura della fase a gironi. È una partita importante che vede i bianconeri impegnati ovviamente a tentare di strappare la posta piena da questo terreno di gioco per nulla facile. Siamo in chiusura di campionato, per quello che riguarda la Russia è evidente che una formazione come la Lokomotiv, del resto lo ha dimostrato anche nella partita d'andata a Torino, possa essere forse nel suo momento atletico migliore. La Juventus dovrà giocare sicuramente una gran partita per venire a capo di questa sfida. Milan in Pjanic da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Guilherme che si dà un grande affare per andare in qualche maniera, mentre attenzione si allontana Pjanic e c'è Ronaldo che da lì vuole andare alla conclusione. Siamo al vertice destro dell'area di rigore, il pallone è sistemato 4-5 metri più indietro rispetto al vertice destro dell'area di rigore della Lokomotiv di Mosca. Ha allargato leggermente le gambe Cristiano Ronaldo, ha messo le mani lungo il corpo, sta per prendere la rincorsa, batte con il destro potente, pallone che scivola, rete, ha segnato la Juventus. Esattamente al terzo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale al Lokomotiv Stadio di Mosca, ha segnato la Juve, la papera clamorosa di Guilherme con il pallone che è schizzato all'interno dell'area piccola, è passato in mezzo alle gambe dell'estremo difensore della formazione moscovita ed è finito lentamente ma beffardamente oltre la linea. Crediamo che quando è stato toccato da Aaron Ramsey avesse già superato la linea fatidica del gol, vediamo se effettivamente è così, se non lo è per questione di millimetri veramente, perché il pallone, ripetiamo, deve aver superato completamente la linea di porta. Diciamo che questo gol è a metà strada tra Cristiano Ronaldo e Ramsey, ancora non diamo l'ufficialità perché effettivamente è molto molto complicato capire chi ha mosso in porta il pallone e insomma avrebbe rotto un altro tabù Cristiano Ronaldo, perché avrebbe segnato quel gol su punizione che ancora gli manca su calcio piazza da punto, anche se il gol viene assegnato ad Aaron Ramsey perché evidentemente il pallone non aveva del tutto oltrepassato la linea di porta. Il lancio questa volta è per Cristiano Ronaldo in area, Ronaldo sinistro, deviato il pallone che finisce sul fondo, grande idea per CR7 che è riuscito ad addormentare il pallone sul suo piede destro e poi a dirottare il sinistro verso la porta avversaria. C'è stata una chiusura più che mai provvidenziale di Gianluca che ha messo il pallone sul fondo, Krikoviak da questi per João Mario, lato corto dell'area di rigore, si ferma l'ex interista, sempre ancora Krikoviak, si fa vedere Ribos pronto al cross, eccolo che parte, colpo di testa, palo e poi la rete del pareggio. La rete del pareggio del solito Krikoviak, aveva segnato a Torino, ha ribadito il concetto anche qua a Mosca dopo un gran colpo di testa, dobbiamo dire, in area di rigore, se non andiamo errati, di Ignazio, forse di Berri, insomma il pallone è andato a sbattere sul palo e c'è stata poi il tap-in vincente ad opera di Krikoviak, anzi è stato proprio lui, e Krikoviak a colpire di testa, Krikoviak a colpire il palo, Krikoviak a prendere la respinta delle montanti, ad appoggiare comodo ormai nella porta sguarnita il pallone dell'1-1, tredicesimo, tutto torna in parità al vantaggio di Aaron Ramsey. Ha risposto il pareggio di Krikoviak che continua ad essere la bestia nera della Juve in questa fase a gironi della Champions League. E sì, dobbiamo dire che in traffico Krikoviak si è alzato, è riuscito a colpire il pallone, scusate, Miranchuk è riuscito a colpire il pallone con grande potenza, grande precisione. Dobbiamo dire che Miranchuk è giocatore di grandissima capacità, è stato bravo a saltare di testa in mezzo ai difensori centrali e della Juve, a colpire il pallone, a mandarlo sul montante interno e poi arrivare col piattone sinistro a depositarlo nella porta ormai sguarnita. Sbaglia ancora la formazione di casa, Ronaldo destro, pallone sul fondo e ha mancato. Questa volta vediamo una buona opportunità Cristiano Ronaldo, perché la posizione era vantaggiosa, perché non aveva nessuno di fronte a sé, perché poteva caricare il destro, prendere meglio la mira e centrare lo specchio. João Mario che mette palla sul destro, colpo di tacco, Ribos che arriva a rimorchio, il cross a mezza altezza, lo manca Miranchuk che arriva sulla corsia di destra, un compagno di squadra contro traversone, Miranchuk di testa sfiora il raddoppio, pericolosissimo la Lokomotiv di Mosca ancora una volta al 21esimo minuto. Io credo che Maurizio Sarri debba dire qualcosa ai suoi, perché adesso la Juventus sembra veramente in grande difficoltà. Attenzione Higuain in area, solo Higuain al volo e la parata splendida di Guilherme, eccolo qua,
il Pipita, mentre tutti chiamano un fuorigioco che non c'era. Grande illuminazione di Danilo, crediamo, dalla corsia laterale col pallone, anzi di Khedira, per Gonzalo Higuain, posizione regolare. Questo è uno schema madridista, possiamo dire. Higuain si è trovato a tu per tu col portiere, ha chiuso di piattone al volo da breve distanza, ha trovato però la respinta, la deviazione in corner. Nicky Cerme, 34esimo, palla gol per la Juve. Higuain al limite dell'area, Ramsey, rimpallo che favorisce Higuain. Higuain si gira a destro, potente centrale con le mani aperte. Guilherme, poi Ciorluca a spazzare la sua area di rigore. Ora preme la Juve, eccola qua la Juventus che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, rabbiosa, volitiva, desiderosa di arrivare nell'area di rigore avversaria per piazzare il colpo definitivo, il colpo del KO. Dalla corsia di sinistra c'è Alessandro che può iniziare la sua sgroppata in profondità, il tocco per il Pipita al limite dell'area, a destra che tira il cross che parte, rimpallo Ronaldo, pallone colpito troppo sotto, finisce sul fondo. Altra opportunità per la Juve, altra opportunità per Cristiano Ronaldo, non è quello che abbiamo imparato a conoscere. Ma attenzione che Cristiano Ronaldo ci vuole provare, anche se da distanza considerevole, 30 metri, centrale il pallone rispetto alla porta difesa da Guilherme, la rincorsa di CR7 che vuole assolutamente far gol. Ecco, magari non sarà in splendida forma, però la cattiveria di questo ragazzo, la voglia sempre di essere decisivo nella rincorsa e nel tiro violento, respinto corto. C'è Luca che arriva, la mette in fallo laterale, va adesso CR7 col destro e la grandissima parata di Guilherme. Eccolo qui Cristiano Ronaldo che allarga le braccia agli applausi del pubblico sportivissimo dello stadio della Lokomotiv di Mosca, all'indirizzo del portiere Guilherme, ma anche a questa conclusione di Cristiano Ronaldo, stop orientato e tiro sotto l'incrocio dei pali con la mano di richiamo, quella sinistra, Guilherme in corner, riparte il contropiede la Lokomotiv Mosca con Marinciuk che evita Rugani, serve sulla destra il pallone, Krikoviak in aria solo, tocca col sinistro, respinge poi João Mario sulla linea di porta. Bonucci salva un gol che sembrava fatto, pericolosissima la squadra di casa con il petto e non con un braccio. Alessandro si fa vedere anche piani, c'è il limite dell'area, dura la scossa di prima, ancora per Dybala, il movimento di Higuain lascia per Rabiot, il cross che parte, il tentativo all'altezza del primo palo è ancora quello di Paulino Dybala, arriva prima di Ciorluca, mette il pallone sul fondo, dura la scossa con Treder, una serie di dribbling che sconcentrano gli avversari, parte attraverso in mezzo che attraversa tutta la rigore, termina verso l'estremo settore di destra, lì arremba Danilo, viene a catturare il pallone, prova il controtraversone, si alza di testa Rabiot, all'indietro Pjanic, destro, deviazione, pallone sul fondo, e questa era una grande opportunità per la Juve, un calcio d'angolo in favore dei campioni d'Italia che negli ultimi secondi della partita stanno cercando di premere il piede sull'acceleratore nel tentativo di trovare il gol del vantaggio e quindi il gol qualificazione aritmetica agli ottavi di finale della Champions League. Centralmente Bonucci, il grinta, alza la testa, poi si affida a Milan e Pjanic dalla posizione di mezzo strizzo, l'ex giocatore di Lione e Roma scambia a corto con Alessandro sul settore di sinistra, rimane largo anche Douglas Costa che parte in dribbling contro due avversari, contro tre, evita anche il quarto in area di rigore, il tacco di Higuain, Costa, Costa è solo, Costa, Costa, Douglas Costa ha segnato la Juventus esattamente al 47esimo minuto, la Juventus torna in vantaggio al termine di un'azione funambolica di Douglas Costa che ha trovato nella sponda del Pipita Higuain il colpo di tacco dell'argentino a servire nuovamente il numero 11 nel cuore dell'area di rigore avversaria, evitato ancora due uomini e poi con il sinistro ha appoggiato lentamente ma inesorabilmente alle spalle di Guillermo. In uscita la Juventus è nuovamente in vantaggio e come diciamo sempre, gentili ascoltatori, la Juventus non muore letteralmente mai. Sergio Brio. Non molla mai, però grande gol di Douglas Costa, però non sottovalutiamo il passaggio di tacco di Higuain che l'ha messo proprio nel centro dell'area di rigore con un passaggio bellissimo e Douglas Costa ha fatto dalla parte sinistra, si è fatto tutto l'area di rigore con 1-2 con Higuain e poi si è trovato davanti al portiere e con un colpo di punta, si può dire forse di sinistro, ha fatto punta fuori esterno, punta sì. Esterno ha fatto fuori Guilherme, grandissimo gol e ovviamente partita bellissima perché dobbiamo dire che Sarri ha indovinato anche il cambio, ha capito il momento.
è brasiliano, ha una meravigliosa pelle color dell'Ebano, ma sembrava Ingemar Stenmark. Douglas Costa sembrava uno svedese, dalla carnagione bianchissima, impegnato in uno slalom, non sul bianco ma sul verde dello stadio della Lokomotiv di Mosca, saltando avversari come paletti di una discesa complicata, sì, ma altrettanto affascinante, che ha consentito al numero 11 di andare a mettere il pallone alle spalle di Guilherme dopo una triangolazione altrettanto sublime con il Pipita Guain, che di tacco ha restituito palla al compagno in squadra assecondandone l'iniziativa. Attenzione, la Juve che si deve difendere, lo fa con Rugani, nel frattempo però ha finito in posizione di fuorigioco un giocatore della Lokomotiv Mosca. 49 minuti e 15 secondi di gioco, la Juventus è in vantaggio per 2-1 sulla Lokomotiv di Mosca. Il raddoppio di Douglas Costa ha calato l'asso Maurizio Sarri, e l'asso ha preso tutto, si è preso la partita e si sta prendendo la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Vedremo magari tra un paio di partite se da prima o da seconda classificata, ma di certo questa sera la Juventus brinda ad un successo che potrebbe diventare fondamentale nel corso di tutta la stagione dei campioni d'Italia. È finita, la Juventus è matematicamente agli ottavi di finale della Champions League, a risolvere tutto lo slalom nella finale all'ultimo respiro di Douglas Costa, come detto assecondato dalla genialata della Pipita Higuain, che ha consentito alla formazione campione d'Italia di vincere questa partita complicata, difficile, nella quale non si è espressa al massimo d'accordo, nella quale magari non meritava di vincere, ma di fatto è successo che i tre punti vanno nella casella bianconera. 10 in classifica attendendo l'Atletico di Madrid. Riepiloghiamo la sequenza delle reti del primo tempo. Al quarto Ramsey, il pareggio di Marenchuk, nella ripresa più pericolosa la Lokomotiv di Mosca con il tiro di João Mario a colpo sicuro, il salvataggio sulla linea di Leo Bonucci prima della genialata, ripetiamo, in combinazione tra Douglas Costa e Gonzalo Higuain, che ha portato il brasiliano con la maglia numero 11 a toccare con l'esterno piede tra le gambe di Guilherme e a regalare la vittoria alla Juventus. Ha vinto la formazione campione d'Italia, è agli ottavi di finale della Champions League, ha battuto la Lokomotiv di Mosca per 2-1. A me non resta che ringraziare tutti i radioascoltatori in Italia e augurar loro